Va bene, no? Dentro però Olivieri, Olivieri. Occhio, Gian, sei dietro. Cambio veloce, colpo di tasco. L'imperio cross. Martinelli, Tifaro di testa. Ecco il pallone. Tempo sacco di fare riesce a colpa di te. Ancora scambio di una terra Olivieri, infante Palma, palla dentro Olivieri in area di rigore, De Luca cross dentro, pallone che sfugge e c'è una terra dentro infante. Sì, mi è sempre dato questa opportunità e io l'ho sfruttata. Siamo una famiglia e siamo tutti quanti felici per questa vittoria. In Campania che adesso è prima in classifica, che quindi si appresta a fare un campionato comunque da protagonista. Sì, sì, mi piacerebbe fare un campionato da protagonista, però ci vuole l'impegno, la temerità e io ce la sto mettendo. Anche tutti gli under come te stanno sempre risposto benissimo in campo, quindi anche il settore sì, giovanile del Campania che funziona. Come dice il mister, non siamo under, siamo tutti ragazzi adulti, siamo tutti grandi. Sicuramente io non guardo la classifica, ma non per fare le solite frasi di circostanza. Voglio dire che oggi abbiamo incontrato un'ottima squadra, anche se non ho mai visto chi ha tirato in porta, escluso sembra gli ultimi minuti dove ha fatto un tiro sicuramente importante ma non pericolosissimo. Alla fine noi abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita, non dico delle nostre mancanze perché togliere merito ai giocatori che hanno sostituito i giocatori che sappiamo che oggi non potevano scendere in campo. Dicono che noi ci lamentiamo sempre degli arbitraggi, credo che oggi almeno a sentire dagli avversari si lamentano, però vorrei capire di cosa. Questo volevo dire.
Comunque è un'ottima campagna che in ogni caso, con qualsiasi formazione in campo, riesce sempre a giocare bene, a fare punti. Sicuramente giocare bene non significa essere sempre spumeggianti e magari creare 20 azioni da gol. Il giocare bene è affrontare una squadra come l'Alba Sannio, che è ben messa in campo da un ottimo allenatore che ha delle esperienze importanti e che ti poteva punire in qualsiasi momento. Quindi noi abbiamo cercato di limitare quelle che possono essere il loro raggio di azione. Quando abbiamo avuto la nostra opportunità, credo che siamo stati sempre pericolosi. Sicuramente non abbiamo fatto le azioni che in altre partite erano alquanto, diciamo, da perdere il numero delle tali, però credo che anche oggi il risultato è meritato. Partita difficilissima, giocare contro l'Alba, che secondo me è una delle più forti formazioni che abbiamo incontrato fino ad oggi, non è semplice. Ci voleva solo un grosso cuore campagna, una grande capacità di tutti i ragazzi di sacrificarsi. Noi avevamo 3 assenze secondo me importanti, ma non tanto perché i sostituti non hanno meritato, anzi hanno dimostrato forse di non farli sentire questa assenza, perché noi numericamente non siamo una rosa ampia, quindi chiaramente devo dire che chi è stato in campo, nonostante il grosso dispendio di energie mentali e fisiche che i ragazzi stanno appunto avendo in questi giorni, giocando ogni 3 giorni, riuscire a trovare la concentrazione da ragazzi da Champions League, permettete che un presidente in questo momento è soddisfatto del suo gruppo e del suo allenatore. Un applauso anche al settore giovanile, visto che tutti gli under rispondono sempre benissimo. L'applauso va tutto il settore tecnico, come dicevo da Campana, da Marotta, dal preparatore deportivo, da tutti i ragazzi quando entrano in campo, al di là se sono 93 come è capitato anche domenica scorsa, oppure più anziani, ci mettono cuore e sanno quello che è l'identità campagna, dove è difficile che ci abbattono nonostante le situazioni esterne.